siamo con Michele Rosati, giovane laureato e titolare del punto vendita Morsi e Sorsi. Michele, da cosa nasce l'idea di avviare un'azienda a Santa Croce? Allora, in parole povere, nasce da una sconfitta dal punto di vista di allevatore, dopo che studente. Innanzitutto tornare in Molise è stata una scelta non facile, però mi sono posto degli obiettivi. Uno degli obiettivi era quello di far riemergere la mia stalla, la mia azienda. Quindi in che modo? In che modo? Trasformando il mio latte. Così mi è venuto, diciamo, è stata una spinta forte per aprire questo punto vendita di prodotti lattiero-caseari, e trasformando il mio latte e quindi dare un valore agli animali che allevo da una vita, io, ma mio padre prima di me, mio nonno. E oggi dopo 2 mesi dall'apertura, sono contento di come la gente apprezzi questo valore, il valore vero, il valore del prodotto che ormai nei mercati non troviamo più facilmente. Tu sei tornato da Parma, dove ti sei laureato in scienze zootecniche delle produzioni animali, quindi un ramo di veterinaria. Qualcosa di inerente a quello che ora stai facendo. E coprite l'intera filiera, quindi dalla produzione del latte, dall'allevamento, poi trasformazione e vendita. Ho puntato, oltre ai prodotti classici della zona, quindi caciocavallo, treccia, ho puntato a fare i nuovi prodotti che sono il fior di latte, yogurt, delle creme particolari, e per dare appunto una svolta anche al punto di vista classico, che nei paesi viene subito, il punto di vista è sempre fisso su quei prodotti. Abbiamo quindi dato una vasta gamma di prodotti anche al cliente. E oltre ai derivati del latte, cos'altro possiamo trovare nel tuo punto vendita? In che modo ne possiamo usufruire? Essendo stato a Parma, quindi città di aperitivi, lunch bar e quant'altro, ho deciso di mettere anche dei vini per far degustare appunto il mio prodotto. Quindi ho puntato su una vasta gamma di vini del Molise e l'ho inseriti nel mio banco, quindi il cliente, oltre a comprare il prodotto, può anche degustarlo, quindi essere libero di comprarlo o meno, degustarlo appunto con un bicchiere di vino. L'elemento più importante della festa dell'ultimo sabato d'aprile è sicuramente la treccia di Santa Croce di Magliano. Qui ne abbiamo un esemplare abbastanza grande, realizzato appunto da Michele e dai suoi collaboratori. Michele, illustraci un po'. Questa è la classica treccia di Santa Croce di Magliano, usata per questa festa. E la vediamo, questa qui ha le frange da entrambe le parti, quindi viene indossata come una sciarpa, e viene indossata appunto dai cavalieri che effettueranno la benedizione degli animali, il rito classico della Madonna dell'Incoronata. Tu sei anche uno di questi cavalieri, cosa si prova nell'esserlo, nello sfilare davanti? È un'emozione sempre grande, anche perché da una vita
mi hanno insegnato questi valori nella mia famiglia e infatti già ho preparato gli animali per andare a effettuare la benedizione degli animali con tutto il resto della mia famiglia. Indosserai anche tu una treccia del genere? Io ho deciso di non indossarla e dare spazio ai miei nipoti che sono comunque più piccoli e ho preferito farla indossare a loro, che rende comunque sono anche loro parte importante della mia famiglia. Abbiamo raggiunto Adolfo Torre, lei è siciliano, ha sentito parlare di Raffaele Capriglione per sbaglio e se ne è appassionato, se ne è innamorato. L'ho conosciuto casualmente girando per paesi tra cielo e montagna del Molise e in un paese di questi mi è stato dato un almanacco del Molise dove c'era riportato un articolo su Santa Croce di Magliano che aveva scritto un professore d'università dell'Università di Bari, dove parlava di Capriglione, tra le altre cose, e c'erano delle poesie di Capriglione. In particolare erano riportati i brani de Ultime Sabate d'Aprile, che io ho letto, e scivolando in questa china versificante che sembrava come leggere della musica per la sua armonia e soprattutto per i ricordi infantili che evocava di scene ed esperienze che si ricordano sin da bambini, soprattutto chi è vissuto nel meridione, ho capito che questo personaggio non era il solito poetello che ogni paese vanta con spirito campanilistico, ma era un poeta di grande spessore letterario e culturale. In che modo? E da allora ho cominciato a studiare Capriglione con molto entusiasmo, sinché scrivendo riga dopo riga è saltata fuori una biografia sul medico poeta in 5 volumi. Abbiamo con noi Antonio Martino, appassionato, cultore delle tradizioni molisane e santacrocesi. Antonio, da che ha origine questa tradizione, l'ultimo sabato di aprile? Allora, questa tradizione viene dall'apparizione della Madonna che c'è stata nei pressi di una chiesa che sta nei pressi di San Paolo di Civitate, la zona del Cervaro. Questo pastore transumante ha visto la Madonna su di un albero, quindi da allora c'è stata una forma di devozione da parte di tutti quanti i pastori della zona che con i loro prodotti poi realizzavano le famose trecce che vediamo qui riportate dai cavalieri durante la benedizione in forma di devozione alla Madonna incoronata. E oggi c'è stata un'evoluzione della tradizione, dello svolgimento della giornata? Allora, la festa per tanti anni era quasi scomparsa, diciamo che non c'era tanta partecipazione. Attualmente, anche per l'impegno di tanti giovani della Proloco e di altre associazioni, ha fatto sì che c'è una grande partecipazione di giovani, ma non solo a questa tradizione, anche alle altre, a Sant'Antonio e altre tradizioni del paese. Bisogna dare atto che la gioventù santacrocese partecipa molto e questo ci fa tanto piacere. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, tanti saluti a tutti, principalmente ai nostri concittadini che ci seguono dal Canada, da Hamilton, tutte le zone dell'Ontario, Montreal e altri paesi. Grazie, saluti a tutti, baci. Lei è di Morrone del Sannio, dopo tanti anni di nuovo a Santa Croce per l'ultimo sabato d'aprile, cosa ricorda di questa festa? Mi ricordo una bella giornata come oggi, tanti animali, un'atmosfera particolare, dopo tanti anni, perché sono venuta tipo 7-8 anni fa, ho portato oggi i miei figli, perché gli animali poi piacciono ai bimbi. E quindi loro per la prima volta? Mia figlia grande e la seconda, gli altri due non c'erano e oggi ci sono, sì. E quindi oggi cosa ti aspetta di trovare, insomma? L'altra volta abbiamo visto una bella sfilata di animali domestici, i miei figli mi hanno chiesto se c'erano anche i leoni e le tigre, no.
questo no, quindi speriamo di rivederlo anche stamattina. È un parere su, non lo so, Santa Croce, le feste, le tradizioni? No, è un bel paese, molto grande, visto le nostre realtà, perché io vengo da un paese qua vicino ma è diventato molto piccolo ormai. Io ho anche il dottore qua, comunque non è che sono nuova, cioè il pediatra. L'importanza di tramandare le tradizioni ai propri figli? È assolutamente vero, se facciamo perdere le tradizioni abbiamo perso la nostra identità, quindi sì, ben vengano queste occasioni. Va bene, buona giornata. Grazie anche a voi. Marco, tu sei di Rotello e tutti gli anni vieni a Santa Croce per l'ultimo sabato d'aprile. Com'è questa festa? È una bella festa, è bello perché vedi comunque sia tanti animali, c'è tanta gente che porta proprio anche il suo proprio animale domestico proprio per questa manifestazione, che è una benedizione, come dire. Quindi una festa dal significato particolare? Sì, diciamo di sì. Ti piace? Sì, a me personalmente come festa piace tantissimo. Vengo tutti gli anni, anche se in contemporaneo viene festeggiata anche in un altro paese, però preferisco venire a Santa Croce che... Darla qui, sì, a Santa Croce. Sì. Lei viene da Toronto, sua madre è originaria di Santa Croce di Magliano, ma lei non ha mai visto questa festa, quindi oggi la vede per la prima volta. La prima volta, ho visto sull'internet l'anno scorso, tramite Santa Croce online, e ho pensato che questa è un'occasione indimenticabile. Loro sono molto contento che sono venuto e che sto tra gli amici e parenti qui a Santa Croce. Quindi una festa appena iniziata che lei già sente indimenticabile. Come le sembra questa atmosfera? È pazzesco, nel senso che la gente che si vede che sono molto contenti, aspettano l'arrivo degli animali, i preti che aspettano per benedire, allora sarà una giornata favolosa, penso io. Quindi sa come funziona. Senta, quanto è importante mantenere, insomma, le tradizioni del proprio paese e quindi ricordarsene? Io sono nato a Toronto e da piccolo, la prima volta che sono venuto a Santa Croce avevo 9 anni, adesso ho 61, allora ho mancato per 35 anni da Santa Croce. Non se ne dimentica mai? No, perché le nostre tradizioni in famiglia, specialmente a Toronto, sono stato sempre di tenere e mantenere stretto tutte le vecchie tradizioni, il cibo, le culture, le tradizioni religiose, eccetera. Allora le feste erano tutte una cosa che era una parte della nostra vita, che ogni giorno si sapeva che questo era una cosa che è passato a Santa Croce e poi è passato al Canada. Quindi significa in un certo senso ricordarsi anche della propria identità. Ah sì, queste sono le mie radici, allora non posso mai dimenticare. Buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Oggi avete benedetto queste mucche a Santa Croce, che sono quelle che guideranno poi il vostro carro. Sì, abbiamo fatto questa cosa qua, questa prova, perché siccome è il primo anno che vengono a Larino, allora abbiamo deciso con questo di Santa Croce fare la benedizione degli animali per andare più tranquillo anche la festa nostra. Quindi insomma una benedizione nella quale credete? Sì, sì, è normale che crediamo, perché comunque facciamo la festa nostra che crediamo, se no non può essere, diciamo, che possiamo fare questa manifestazione, diciamo, questa festa che è tradizionale. Questa manifestazione che si fa con gli animali, quindi? Molto anche la festa di San Bardo, che noi siamo di Larino, che altro che la, è il nostro protettore, che è il 25, 26, 27 che facciamo questa grande. Quindi ricordiamo che questa festa di San Bardo, sì, è una festa insomma di carri guidati. Sì, di carri, sono 120 carri da mucche, sono quasi 250 pezzi di animali che trascinano i carri. Lei è il proprietario del carro, sì, da quanti anni? Quest'anno faccio 30 anni che faccio il carro grande, quest'anno. Allora festeggio il 30 anno che faccio il carro. Faccio una grande festa. Come le sembra questa festa, questa di Santa Croce? Ah, è tranquillo, diciamo, è bellissimo. È bellissima festa. Lei invece aiuta, insomma, guida le mucche nella processione, perché qui funziona che bisogna fare 3 giri attorno alla chiesa San Giacomo. A lei come sembra questa manifestazione? È il primo anno che viene o no? Sì, quest'anno è il primo anno, perché come ha detto il mio cugino, prendiamo le mucche qui a Santa Croce e ci hanno chiesto di farci, diciamo, la benedizione delle mucche, anche per provare, diciamo, per la nostra festa di San Pardo, che è il 25, 26, 27 maggio, per vedere più o meno come si comportano gli animali. Del resto è una bella cosa, è la prima volta che vengo qui a Santa Croce e va bene così. Prima volta, pensa che tornerai in futuro di nuovo a benedire? Sì,
Speriamo che sia di un buon auspicio per noi, però comunque sì, torneremo, perché comunque le mucche sono di Santa Croce, quindi facciamo Santa Croce e poi anche l'Arino.